Quindi nei centri storici terremotati si continua, ci sono le imbalcature, pensate che ci sono ancora dall'80 che sono le imbalcature, come possono andare a fare qualcosa di soldo, danno un po' di piatto, però non fanno niente, nessun paese, perché noi i paesi l'abbiamo girato, cosa ci fanno le imbalcature? E quindi sono lì solo al momento opportuno che fanno qualche procetta, raffano un po' di soldi, le imbarcature rimangono lì, ditte non vanno a lavorare e si pagano tra di loro, si dividono tra di loro il denaro pubblico. E questa è la stessa stronzata che nessun politico dal 1980 si è interessato della spazzatura. E devo precisare che noi siamo stati infiltrati dal 1977 nella diossina, nei fusti radioattivi. Non so ancora lì all'Aquila dintorni come non sono venuti ancora fuori i fusti radioattivi, perché in quelle zone hanno depositato sottoterra anche questo, come hanno depositato nel Molise. E quindi nessuna istituzione. A voi il sdegno più importante è che quando noi reclamiamo al momento nemmeno la Chiesa se ne è fregata dei terremotati della calma degli spiriti. La Chiesa non se ne è fottuta nemmeno, almeno dare un aiuto per controllare, che noi l'unica cosa alternativa che avevamo andare a chiedere al prete che se si può fare qualcosa, perché questo ha fregato a quello, questo ha truffato a quello. Il prete è interessato solo a fare cosa? Una chiesa che sperando che non venga il terremoto in Africa, perché quella è la prima che va per terra come è stata costruita. Allora, in questi terremoti la chiesa prega, ma che cazzo li prega? Deve darsi da fare, già reclamano che bisogna aggiustare la casa di Dio per far pregare la gente. Ma come ci stava la gente in baraccopoli, ci sono stato pure Gesù Cristo e Dio con tutto un premio di indragata vecchie in baracca, nasce come dire, che bisogna fare per forza la costruzione, per pregare il Signore, per pregare a Dio, per pregare il sommare. Basta fare una del nome, no? E qui soldi là, prima bisogna costruire per la gente che ha perso la famiglia, la gente che ha perduto tutto. E poi vedremo per la Chiesa. Dottore, io forse sarò un po', ma l'esperienza che ho avuto io è questa, non solo io, ma in tanti. Quindi quando riguarda il terremotato, qui c'è un processo. Qui c'è un processo altri terremotati, qui c'è un processo dei lavori pubblici, strade, che si sono fregati i soldi, faccio un esempio, che l'avvenimento a Amice Stazione è stata progettata tre volte hanno rubato i denari, però noi ci abbiamo le buche che vorrei far passare questo governo su queste buche, tutti i politici di questo governo, che tanti, molti di loro con quella bella faccia che molti anche inquisiti di questo governo erano presenti all'Aquila, comunque per altri reati. Comunque direi una cosa, no? Che se questo governo non piglia provvedimenti, cose serie, io non voglio arrivare al 1908 quando i sciagalli che erano in Sicilia sono stati fucilati dai militari, ma almeno il 41 bis. Voi, brutti ricoglioniti, l'avete già scarcerati, Dio cane. Ma è mai possibile? I sciagalli già scarcerati, datemi 41 bis, come quelli che violentano i ragazzi, come quelli che violentano i bambini, come quelli che uccidono. Da 10 anni in poi ci vuole 41 bis in Italia, non facciamo demagogie, non facciamo cretinate in TV, che poi, un altro particolare ancora che ho notato, e quindi il televisore ce n'è, si sono scassati in tre, però gli altri c'erano, non ho ancora visto i paesi d'intorno, alcuni, sempre all'Aquila, sempre all'Aquila, sempre all'Aquila, ma perché sono arrivati i soccorsi negli altri paesi, quei piccoli. Allora fin del mese andremo noi a sentire, ma noi non portiamo quelle grandi telecamere, noi non portiamo quelle grandi scenate che poi giornalisti e telecamere ci hanno fatto le più grosse stronzate, cercare un filmato, uno scoop per dire, per raccontare un po',
persino una gallina avete portato in TV, ma è il colmo proprio. Questo è il colmo del colmo, se salvate una gallina. E dopo, il giorno dopo, sono venuti fuori 9 morti e un vivo. Allora cercate di scavare casa per casa, non fate dispersi, perché i dispersi non esistono, non si ripete la stessa cosa che nell'Irpinia, nella Basilicata, in Sicilia, bisogna pulire casa per casa, ripeto ancora una volta. Questo quando riguarda il terremoto.